A Torino, a partire dal 1976, nelle manifestazioni di piazza sono apparsi, oltre ai soliti cartelli e striscioni, anche dei pupazzi raffiguranti caricature di padroni e uomini di potere. Prima solo ritagliati con cartone, poi tridimensionali in cartapesta ed infine con la gomma piuma. Da allora, questi interventi, sempre più curati ed incisivi, caratterizzano il 1° maggio a Torino. Questi interventi, una sorta di teatro di strada, costituiscono un'esperienza unica nel nostro paese, sia per l'originalità che per continuità. Anche a livello internazionale non esistono esperienze analoghe. Gli autori principali di questa esperienza unica sono Piero Gilardi, artista e militante di fama internazionale, e Pietro Perotti, ex operaio alla Fiat Mirafiori. Roberto Patrucco e Carlo Minoli stanno lavorando alla realizzazione di un libro su questa esperienza. L'animazione era ispirata alla situazione politica ed economica del momento. Avevamo preparato un progetto per il 1° maggio di questo anno che si collegava con le grandi manifestazioni promosse dai movimenti ambientalisti a cui abbiamo sempre partecipato. Un grande mostro che rappresenta il capitalismo di rapina, il saccheggio delle risorse naturali, la distruzione delle foreste, l'inquinamento dei fiumi e dei mari e dell'aria che respiriamo. Tutte cause che hanno determinato, in larga misura, la terribile pandemia che tutto il pianeta subisce. Davanti, la natura che cerca salvezza, gli animali che si riappropriano della terra e delle acque e le difendono. Il gruppo musicale vestito da Indios. Davanti una gabbianella che porta in braccio un gatto per ricordare il compagno Luis Sepúlveda. Questo momento, particolarmente difficile ed unico, può, anzi deve essere l'occasione per un ripensamento critico della società in cui viviamo, un incentivo alla lotta per renderla migliore, più umana, più equa, più solidale.
Nell'attesa di poterci di nuovo trovare in piazza, rivediamo il 1° maggio dello scorso anno.